a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Raghi01 e oggi che cosa sta scrivendo? Lo scorso episodio abbiamo affrontato Basi, che in realtà era Loki, che forse è a sua volta Roberts, il fidanzato di Giunone, che ci vuole morto perché quando eravamo avi abbiamo imprigionato suo figlio Ferrir. Poi sono accadute cose nel presente, Basim è sopravvissuto tutti questi anni attaccato a quella macchina misteriosa, Isu sempre. Poi come il mio preventing priva di giocare questo gioco, Layla muore e si fa la conoscenza di una luce misteriosa che secondo me è Desmond 100%, ha lo stesso doppiatore, ha la stessa voce. Non credo che queste cose le fanno così a random, credo che l'hanno fatta apposta. Poi siamo ritornati qui e Sigurd ci ha proclamati Yar, quindi ora finalmente siamo ufficialmente Yar e non siamo solo Tato e Drengr di questo clan. E oggi dovremmo andare ad affrontare Re Alfred, perché abbiamo conquistato tutta l'Inghilterra. Manca soltanto il duello finale contro di lui, quindi... dobbiamo scoprire anche chi è questo padre, che sarà Re Alfred, veramente. Però non avrebbe senso quando siamo andati a Winchester. Hamptonshire, l'ultima roccaforte sassone. Trabocca di forze nemiche. Re Alfred si prepara alla guerra. Sarà un'impresa molto pericolosa. Anche per Alfred. Troverò Jarl Guthrum con i suoi? Sì, lui e Ubba hanno radunato una forza consistente e intendono lanciare un attacco contro Alfred. Se supportiamo quell'assalto, avremo l'Inghilterra, una terra pagana che ospiterà una moltitudine di dei. Ok, quindi andiamo a Hampshire. L'ultima lotta! L'ultima battaglia! È proprio in Hampshire, parlerò con Guthrum. Informa i nostri alleati che ci riuniremo sul Tamigi, sul confine della contea. Vai, tutti là. Che gli dei ci concedano l'ultima vittoria. Ma perché dice dei con doppia D? Non lo so. Ravdi, la dottrice di Ravdi. Eivor, non dei. Non devi. I segni, i presagi urlano e piangono. Partire segnerà il tuo destino. Parla chiaro, Valka. Infatti, cosa hai visto? Cosa hai visto, Valka? Ho lanciato le ossa. Ho rimestato l'interiora. E nel fumo che ne è scaturito, ho visto la fine di tutto. Potrai vincere la battaglia, forse. Ma la guerra sarà persa. Il tuo signore sarà nemico. La tua speranza sarà dolore. È Io il Odino? Fato. Il nostro fato. Io ti ringrazio, Valka. Ma i fili del fato sono troppo logori perché io li segua. Devo questa battaglia agli amici e agli alleati, e ne vedrò la fine. Va dunque, sii molto cauto, ma sappi che la casa che lasci non sarà la stessa a cui farai ritorno. Perché? Ora aveva messo molto hype, Valka, dopo l'ultimo dopo lo scorso episodio che sono accadute cose, proprio che sono rimasto a bocca aperta io. Non ho capito. Molti punti di domanda, come quella cosa, se il prossimo gioco Basim, mamma mia, adesso non lo sta controllando Layla questo Eivor, ma è Basim. Eivor, ciao Soma. Hai risposto alla chiamata, è bello averti qui. Anche per me, Soma. C'è una pace inquieta qui ed entrambe le armate sembrano tese. Avete combattuto? No, Wareham si è arresa. Questi sassoni sono con il loro lord, mentre noi seguiamo Guthrum. Dunque il forte non era il vero obiettivo. Guthrum intende spingere i sassoni alla trattativa. Se potrà avere la pace senza combattere, tratterà. È possibile che accada? Proprio ora stanno discutendo invano nella chiesa, senza concludere. Vieni, ti condurrò da lui. Ah, quindi vogliono trattare con quel re che ha dichiarato ufficialmente guerra alcuni episodi fa. Ok. Ma ascia in faccia, la vecchia maniera. Con chi sta parlando, Guthrum? Con Alfred? Non esatto. credo.
Il re dei Sassoni dell'Ovest ha accettato di negoziare. Lo abbiamo messo alle strette. Guthrum deve stare attento. Alfred ha la lingua di Loki. Ma qual è Basil? Guthrum non è un lattante, Eivor. Neanche Alfred. Se è qui è per trarne vantaggio. Allora consigliaci. Affianca Guthrum. Mostraci forti. Il re dei Bifolchi si sentirà intimorito. Fidati. Ok, re Alfred. Da quanto tempo? Abbiamo preso il villaggio senza sforzo. Non sfidarmi, piccolo re. La tua dimostrazione di spavalderia ha la mia attenzione, Guthrum. Ma i termini erano decisi. Che cos'altro vuoi? La corona del Wessex. Il Wessex ha un re. E quel re ha il sostegno dell'Onnipotente. La tua è un'illusione, danese. Ciao. Il trono può essere preso. Guthrum non si piegherà. Che cosa significa tutto questo? Là. Non hai imparato niente dall'arrivo dei danesi. Guthrum non si inginocchierà a te, traditore. Come non lo farei io. Ah, Eivor. La nostra pedina ritorna, Lord. Pedina? Ho dato ciò che potevo. Un compenso per lasciare Wareham. Hai giurato sulla croce e su quel martello pagano. E quando tornerai nella merdosa tana che ti ha vomitato, allora libereremo i tuoi uomini. Parla ancora, servetta, e darò la tua lingua al corvo di Eivor. Uno scambio equo. Noi abbiamo già le tue palle. Abbiamo finito con questa gara di pisciate. Se Guthrum ti ha dato la sua parola, allora la onoreremo. Lasceremo il villaggio. Allora è Alfred che va proprio contro il nemico così. Poteva morire tanto tempo fa. Avete un giorno. Non mettete alla prova la pazienza del re. Poi i nostri soldati torneranno con i rinforzi. E se dubitate della mia fermezza, sappiate che il fiume Avon presso Ufentun è rosso del sangue dei vostri uomini. Cattivo. Il Però adesso... comandante, come lo chiamavano mentre moriva? Ulla? Uba? Sì, lui insomma. Ricorda, hai avuto il mio argento. In cambio mi aspetto onore. Sarò a Chippenham in attesa della vostra ritirata. Cosa? Hai rapito Uba? Uba è morto! Ah, non può essere! Dai, gli strapperò quella carne sassone dalle ossa, se è vero! Alfred sibila con lingua di serpe. Ma perché mentire senza motivo? Quando la notizia si diffonderà nel campo, nessun sassone sopravviverà. Hai giurato sulla croce! Oh, non intendevo inchinarmi a quella mamoletta. Ora più che mai mi prenderò il suo trono e la sua testa! A Winchester, Alfred mi ha usato e poi mi ha gettato via. Che il traditore sia tradito. Bruceremo e distruggeremo il villaggio. E poi ci occuperemo di Alfred. Porno? Le profezie del re. Perché stanno attaccando? Ma doveva essere una cosa pacifica. Progressi del saccheggio. Che ti metti una fila, sassone! Tornati, traditori! C'era una bruciate, Wareham! E consentirai la mia ascia in gola, maiale! Che devo fare? Peruta. Ah, dobbiamo bruciare i cosi qui. Dieci di voi al... Ma credo che ce ne servi soltanto una. Che sia la vendetta a guidarvi! Tanto abbiamo la freccia infuocata, si può fare anche così questa. Le loro preghiere saranno vane oggi. Dobbiamo trovare Soma. Vai, Soma, non sei morta anche tu. Mamma mia, quando la verrà a sapere Realfdan. È già morto un fratello, adesso scopre che muore, è morto anche quest'altro. Il villaggio è distrutto, Soma. Bel lavoro, andiamo. Ci sono delle rovine nelle foreste a est, lungo la strada. Muovetevi, uomini! Ok, scorta i danesi. Il cavallo non lo posso prendere. Quindi lo dovremmo fare a piedi. Aia! Sassoni vogliono salire al loro creatore! Sì, poi che si suicidano, che li ammazzo contro il knockback del mio. Il mio scudo fa molto molto ridere. Ah! Siamo arrivati! Beh, cosa dobbiamo fare? Devono arrivare gli altri. Possiamo riprendere fiato. Per un po'. Dimmi cosa sai di quel dannato traditore, quel miserabile troll. Alfred è una volpe. È debole a vedersi, ma ha una grande forza interiore.
Non sarà facile sconfiggerlo. Sarà la furia a spingerci alla vittoria. Dobbiamo non sarà sufficiente. Cerca un punto debole. Sì, ed è per questo che ti ho voluto. Vuoi rinunciare all'idea di seppellire il re Sassone? Prima dimmi a quale piano rinuncerei. Alfred parlava di Chippenham, uno squallido borgo di contadini. Perché si è diretto lì e non a Winchester? I tuoi ricognitori lo sapranno, sono i migliori d'Inghilterra. Per una festa, una celebrazione cristiana. Alfred si scalderà intorno al fuoco, mentre Ubba giace morto in un campo. Ho richiamato i miei alleati per questa battaglia, ma devo sapere dove inviarli. È Chippenham l'obiettivo finale? Sì, ma anche io avrò bisogno di tutti i miei uomini. Gli ostaggi di Alfred, se c'è una possibilità di salvarli. Oggi non perderemo altri amici. Dove li tengono? In un luogo più avanti nella foresta. Lo chiamano Blocco di Hantun. Quindi andiamo lì. Soma, va a nord del Tamigi e guida i miei alleati a sud. Ormai si saranno radunati. Lo farò. Raggiungete il fiume presso Chippenham. Bello, Soma è stata la prima nostra alleanza. E colei che noi abbiamo più fiducia. Bella, eri più irruento di Thor. Ma ora sei un vero capo, Eivor. C'è ancora molto da fare, Guthrum, prima di poterci riposare e cantare sorseggiando idromele. Schianterò il cranio di Alfred con le mie mani, se Ubba è morto. Non devi pensarci, anche se fosse vero. Se vuoi il trono, lo avrai solo con la strategia. O me lo prenderò con la furia. Inseguirò Alfred, non gli darò tregua. Sì, è bello, noi nello scorso, quando ci siamo incontrati l'ultima volta, noi stavamo arrabbiati moltissimo perché Fulke ci aveva rubato, ci aveva sequestrato il nostro fratello. Noi no, dobbiamo essere cauti. Ma basta, pensavo fossero sassoni cattivi. In quel caso dovevamo fare cauta. Strategia, adesso no. Adesso che è morto Ubba, mi dispiace un botto. Mostrami ciò che ci attende. I danesi liberati. Inseguirò. Non devo essere visto in quest'area. Tu fai boom. Mi brucia dentro. Una volta un saggio mi disse che non dobbiamo scagliarci in azioni disperate. Colpiamo di sorpresa e con rapidità. Mi vuoi rinfacciare le mie parole, morso di lupo? Sì. Fatto tesoro nei momenti più cupi. Sigurd, è tornato con te. Yeah. La storia di mio fratello è molto lunga. Non è il momento. Liberare il Wessex da un re forte lo renderà difficile da domare. Sembra quasi che tu lo rispetti, Eivor. Sono giunto a comprendere le responsabilità del comando. Non può che essere così quando hai nelle mani il destino di molte fragili vite. Questo è il blocco. Gli ostaggi devono essere in questi edifici. Qual è il piano? Agiremo in silenzio per non allertare le guardie, anche se potrei irrompere con il mio equipaggio. Seguirò i tuoi comandi. Ho dovuto consegnarli su richiesta di Alfred. Li salveremo tutti, Guthrum. Sta calmo. Si scende. Si poteva fare in 20 maniere diverse, stealth, ma a noi ma non gentile. Ce ne frega niente. Libera l'ultimo. Il sassone che mi ha insultato morirà. Avrete la vostra occasione, ma non siate avventati. Allontanatevi da qui e raggiungete il nostro campo a Chippenham. Grazie, Eivor. È stato un grande gesto. Le loro famiglie brinderanno a te. Non ringraziarmi, Guthrum. Parleremo meglio quando ce ne saremo andati. Aspetta. Volevo fare l'ultimo assalto con la mia navetta. No, ho sbagliato pulsante. Va bene anche così. Dobbiamo seguire Guthrum, no? Sì. Dove sei? Eccolo. Ora siamo al sicuro. Sì? Possiamo parlare. Ok. Dovresti raggiungere i tuoi al campo. Anche una sorpresa va pianificata. Il tuo coraggio, il tuo comando, Eivor, ti si addicono. Grazie. Sei cresciuto dal nostro ultimo incontro. Mi avevi giudicato bene, per quanto le tue parole fossero dure. Ma non è da me ripetere un errore. Come sta? Che sei come Goku. È vivo, ed è cambiato. Ma è libero dai tormenti di Fulke. So di aver agito bene. Credi che ne sia valsa la pena? Di arrivare fin qui? Di sacrificare tanto per conquistare questa terra. A volte sogno di una terra dal suolo nero. Ricca di piantine che trasudano sangue, avvelenando il futuro. Dobbiamo credere che abbiamo un futuro. È brutto. Il fato è scritto. Eppure le nostre gesta forgiano il destino.
Siamo alla battaglia finale. Attenderemo il tuo arrivo al campo. Ah, quindi dobbiamo andare al campo. Che... La fortuna è vicino a un viaggio rapido. No, alcuni episodi fa l'ho chiamato 20 volte Phobos, il mio cavallo, perché l'ho editato e io ridevo. Io l'ho detto finalmente, ho sbagliato. Perché, come ho detto, sempre in quell'episodio, io ogni tanto mi confondo con Phobos, che è il cavallo di Assassin's Creed Odyssey. Se li vedono, non saranno gentili. Ed era molto, molto, molto più EP di questo. Il nostro Furia non sapeva nuotare, ma sapeva volare. Perché non so come, ma ho ricevuto una skin leggendaria a zero, cioè gratis, e aveva le ali. Io, che fai, te ne privi? E no, che non te ne privi. E me la sono presa e l'ho utilizzata le ultime ore. Pensate che quel gioco l'ho fatto in 180 ore, ma in quelle 180 ore ci sono due DLC. Invece Valhalla già abbiamo superato le 140 ore senza DLC. Questo dato dovrebbe farvi capire quanto è. Quel gioco l'ho fatto in 5 giorni. 5 giorni la storia principale, 5 giorni il DLC di Atlantide e 2-3 giorni dell'ultima lama. Questo gioco 140 ore soltanto la storia principale. Okay. Sono venuti da tutta l'Inghilterra. Mamma mia, tutti veramente stanno. Il vescovo Brithir, no, Brother, perché Brithir è morto. O quello che abbiamo incontrato adesso, coda di legno, Woodward. Chi è? Ah, il figlio di Cora. Non avrei okay. mai creduto, Eivor, che avresti unito Sassoni e Norreni sotto il tuo nero vessillo piumato. Temono la tirannia del re elfo. Li schiaccerebbe sotto il suo dominio e li soffocherebbe con il credo in Dio. Quindi qual è il piano, Eivor? Quando è la loro festa? Tra poche notti, ma i festeggiamenti sono già iniziati. Dobbiamo attaccare ora. Non è saggio. I soldati pattugliano il villaggio. Che sia la notte della festa, col favore dell'oscurità. Colpiremo in quel momento. Ubba non sarà morto invano. Attendiamo le tue istruzioni. Sperano che non è morto veramente. Discutiamo del piano e attacchiamo. Devo prima parlare con i miei alleati. Prima saluterò i miei alleati. Bene, torna da noi quando sarai pronto. Perché voglio sapere cosa sta succedendo nei loro campi. Mamma mia, quanti dialoghi. Ok, dopo aver parlato con tutti i nostri alleati, possiamo andare finalmente a parlare con Guntrum. E con lui, Eivor. Sei sano e salvo. Sì. Perché devo. Discutiamo il piano per prendere Chippenham. Vai, discutiamo il piano. Studiamo la nostra strategia. Ma in ogni caso, Alfred è mio. Non ci aspettano. Non incontreremo resistenza lungo il percorso. Cheat. Arriveremo silenziosi dai campi. Quando ci vedranno sarà già troppo tardi. Con me è un pochino difficile. I tuoi giovani sassoni presidieranno l'ovest. Sono ancora troppo teneri per affrontare la battaglia. I miei ricognitori hanno avvistato dei nobili che sono già arrivati per la festa. Bene. Se catturiamo i Thane, non ci ostacoleranno quando affronterò Alfred. E potremo convincerli ad appoggiare un nuovo re del Wessex. Penserò io, High Lord. Prendi Deorlaf e Tefter con te. Potranno esserti utili per convincere i Thane. Brother, prendi Erke e Stow e conquista la guarnigione. Non permettete a nessun soldato di entrare nel villaggio. Tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora... Bene, sì, Eivor. Sappiamo tutti cosa adesso. Fare. Che le loro spade tremino davanti a noi. Ah, finalmente. E non è fatto lì a marcire senza un motivo. Ah, finalmente. E non è la prima volta, eh. Forse è la terza volta che accade questa cosa. Ah, ancora? Oggi l'ultima resistenza del Wessex crollerà. Sì, ti seguo, Eivor.
Anche io. Grazie. Siate lupi feroci e corvi spietati. Siate saldi, forti e incrollabili. E insieme vinceremo questa battaglia. Sì. E ricordate, Alfred è mio. Quindi si va. Sama, con me. Tutti gli altri si dirigano al villaggio. Si va proprio cazzo due verso il re. Avanzate. Fate attenzione alle guardie sparse. Ah, sarà in chiesa, ha detto, uccidiamo nella casa di Dio. La casa di Dio è la chiesa. Infatti ci sono i pallini blu. Però dobbiamo capire come entrare. Ah, alla vecchia maniera. Entra. Ah, manco era chiusa. Realtre... Alfred! Affrontami! E la mia torcia risparmierà il resto del Wessex! Pensavi che il mio re ti avrebbe dimenticato, Eivor? Quando la tua lama è sporca del sangue di Wareham. Fatti da parte, Godwin. Io vengo per Alfred. Alfred è partito. E questa buona festa cristiana è una coppa di miele per attirare le vespe. Lui dov'è? A chiamare a sé gli alleati. Coloro che vogliono il Wessex sotto un unico dio. Nessuno? Non conquisterete l'Inghilterra con una banda di stupidi pagani senza dio. E te ci sono Ma anche io sassi. Almeno non li lascerò qui a morire fuggendo come un sorcio tra i campi. Non puoi comprendere il mio incondizionato senso di lealtà. Il suo progetto per il mondo vale ben più della mia vita. Allora canta le tue litanie. Vieni, corvo. Fa del tuo peggio. Peccato, potevamo essere grandi amici. Però tu... Oh! Quindi... Mannaggia. Non temo la morte. Poiché questa battaglia è solo l'inizio. Sarà solo l'oscurità a reclamarti. È uno dei duelli... Un pochino più difficile, finalmente. Sto subendo un paio di colpi. Ah no, questo non lo possiamo schivare. Io ci vedo anche se mi hai ciecato. Non vorrei dirti. Ma ho vinto. GG. Ultimo duello. Bello. Noi potevamo essere amici e lo sai anche te. Sei sconfitto, Godwin. Sconfitto? No, non credo. Io muoio, ma il mio re vivrà. Anche tu. Non Alfred ti ha usato, idiota. Lo ha fatto per ostacolarmi. E per cosa? Rimanderà solo l'inevitabile. Uccidimi allora. Non cambia nulla. Perché tu sei qui, stanco e ansimante, lontano dal mio re. Lontano dal suo trono. Quest'isola non sarà mai la tua casa, Eivor. Non la sottometterai con la violenza, né la conquisterai con la spavalderia. Noi sassoni rimarremo sempre saldi, spalla a spalla contro razziatori e tiranni che desiderano bramosi l'Inghilterra. Se mi faranno... Puoi servirmi ancora. Ti ucciderò, puoi servirmi ancora. No, ti userò come tu hai usato me. Dopo qualche ora in compagnia dei miei uomini, ci porterai dal tuo re coniglio. No, non lo permetterò. Eccola, si suicida. Perché l'hai fatto? Sei scemo. Potevi ancora vivere. È morto per il suo re. Ok. Tu l'hai deciso, mi posso curare. Lì c'è una cura, mi posso curare da là? No? Bella! Soma! Uomini del Wessex arrivano da ogni lato! Quanti sono? Meno male che Soma è una brava guerriera. No, non mi fate questo, Io già questa scena l'ho vista su scritto Black Flag. Quando muore Touch. Eccola! Lo sapevo! La morte! Per la gloria!
perché accadono sempre queste cose? Io sì con me, tutti insieme! Diffine ovest. Dov'è Uldwag? Dove ti sei cacciato? Ah, lì! Ubald! Dai, alzati! Non è tempo di piagnucolare! Non ci riesco. Sento che l'oscurità sta calando su di me. Ho paura. Perdonami, Humba. No. Già muori così? Humbald, ascoltami. Hai superato la battaglia di Bottlestone. Questo graffio non può sopraffarti. Ho tanto freddo. L'inverno è già arrivato. È già su due casamorti. Ti riscalderai presto con danze e idromele, amico mio. Forse no, Eivor. Ma credo che presto... aggiornamento, non ci ho mai giocato. Sarà fiero di me? Ti prenderà in grembo. E ti accoglierà commosso. E ti dirà che non c'è uomo più fiero del proprio figlio. Sono felice di averti conosciuto, Eivor. Oh no. Amico mio. Povero Uldwald. Questi mi stanno aspettando. Cosa volete? Ma cosa volete che siete morti? Dai. Cercherò Guthrum nella sala del banchetto. Sali? Non sale. Però sale di qua. Aia. Scendi. Questo volevo dire. Bom. Conquista la guarigione. Non voglio che muoia. Perché loro non subiscono danni dalle frecce? Dai. Il più è fatto. Assicurati che la guarnigione resti sotto controllo. Io devo aiutare gli altri. Ok, qui intanto ci sono... Cercherò Guthrum nella sala del banchetto. Aiuta gli alleati. Dobbiamo salire qui e andare da Guthrum. Qui c'è una spada. Ciao. Ti vuole salutare. Vabbè, Guthrum, dove sei? Potrebbe essere una strategia tatticosa. No, aspetta. Proteggete i tei in ogni costo! Ah! È stato... Oh! E basta! Prendete un pochino fuoco e date fastidio a qualcun altro. Non sono una minaccia. Ah, ti curi anche tu! Ok, non te la meritavi la cura. Quindi frecce, cose, lega. Ah, sono i Teng. Riunisci agli alleati. Se no fosse stato coso. Quelli che sono rimasti, sconfiggi i sassoni. Stanno per crollare, finiamoli ora! Decidetevi però. Ah, giorno sago, conclude tutti i morti. Gli ultimi sassoni fuggono! La battaglia è vinta! Finalmente! Quello che se ne scappa è bellissimo. Villaggio conquistato. Dai! Spero che finisca più subito possibile. Perché credo che si sta allungando di nuovo. Sempre ad allungare. Sono in rotta. La città è nostra. Il Wessex cadrà. Jarl Guthrum, le nostre perdite sono molte, alcune gravi. Il re è fuggito. Il suo valletto è morto. La sconfitta li perseguiterà. E io sarò il loro signore prima che giunga la primavera. Guthrum, ascoltami!
Soma è caduta. Soma? Morta? Sì. Ora siede all'eterno banchetto. Nessuno ne è più degno. E anche Udvald. Gli ho finito anche se... No! Devo andare ai morti, parlerò con i miei alleati. No, aspetta, prima voglio parlare Devo parlare ai sopravvissuti. Che è morto, coso? No, non mi dire che è morto io. Liutvina. Dei... Sì, non lo sapevo. Lui è... Taci. A che servono le parole, Eivor? Resta in silenzio. È morto per ogni giorno che mi è stato concesso con te. Per ogni tuo sospiro che mi sussurrava tenerezza. Io sono grata. Non avrò più le tue dita tra i capelli. Nelle tue braccia, intorno alla vita. I giorni si faranno freddi e sempre grigi. Addio, mio amato. Il mio cuore muore con te. Ciò che resta vivrà. Pisa! Che credo che ho parlato con tutti. Abbiamo scoperto che Yor... il marito di Liufrida è morto, quindi non sono due caduti, sono tre. E pesa. Il mio cuore è greve. Molti sono caduti saltati. Per noi. Peccato. Meritano la pace. Sei pronto a onorarli? Sì, dai. Sì. Nel momento. Non ho altro da dire. Parlo con tutti, credo. È tempo che i nostri amici abbiano la loro ricompensa. Farai tu gli onori? Non avranno niente. Vivevano, ora non più. I loro corpi diventeranno cenere. La loro saga è finita. Peccato. Questo tienilo per te. La vittoria è nostra, ma il prezzo è stato alto. Jarl Soma, da sempre braccio destro di Guthrum. Lei rimarrà nei nostri ricordi da qui alla fine dei giorni. E Yor, guerriero, marito e amico, ha compiuto un grande sacrificio. E ora lo ripago. E Humbald, dal cuore gentile che ora siede accanto a suo padre. Che il suo Dio lo accolga a braccia aperte. Chissà se avessimo scelto l'altro re. Siano liberi di andare. Cosa sarebbe successo? Se sarebbe morto i nostri amati. O sarebbe morto quell'altro. I nostri compagni caduti. Che presto giungano alla meta. Se Ub è veramente morto, è morto Soma, è morto Udvar, è morto Yor, chi altra testa volerà in questo episodio, mamma mia. È soltanto per conquistare una piccola terra. I nostri alleati, come è giusto che sia, ritornano nelle proprie case.
Guthrum. Quando l'intendente è morto, provava conforto nel sapere che avrebbe visto Dio. Era stranamente in pace alla fine, come se non stesse morendo. Ci trasciniamo nei nostri anni, bramosi, avidi. Versiamo sangue, razziamo oro e non ci basta mai. Questa vita non ci basta. Non proveresti pace sapendo che c'è qualcosa oltre tutto questo? Né guerra, né valore, ma quiete e pace. Penso che la speranza nell'aldilà sia solo un riflesso dei rimpianti in questa vita. Tutto ciò che voglio ora è stare tra i miei amici. È ciò che conta. Sì, ma i nostri amici stanno morendo uno dopo l'altro. Alfred mi ha fatto giurare lealtà sulla croce del figlio del loro dio. Quanta fede aveva in essa. Una cosa semplice, disadorna. Mi bruciava tra le dita, come se l'avessero estratta dalle fiamme. Una sensazione strana e potente, ma fuggevole. Non l'avevo mai provata prima. Che cosa farai ora? Farò ciò che devo. L'Inghilterra è casa mia, Eivor. E farò tutto ciò che serve per restare. Dovrei tornare da Suomboro e dirle della sorte di Humbald. Meglio che lo sappia da me e non da un estraneo. Ah, quindi dobbiamo andare lì in fondo. Ok. Ah, è vero che è ritornata a casetta nostra. E adesso cosa si fa? Comunque credo che questo video sarà lunghissimo, perché già sto registrando da un'ora e ancora non abbiamo finito. Lo voglio finire in un episodio. Taglierò un botto di cose, un botto, ma deve uscire soltanto un video. E cercherò di farlo il meglio possibile. Salute! Dov'è? Ah, eccola! Parla. Eivor? Strobro? Suomboro, io... No. Dei, no, non dirlo! Ti prego! Eivor, non dirlo! Invece... Udward è morto. Mi dispiace. Oh! Il mio Humbald! No! Il mio cigno! Oh, Dei! Ho combattuto valorosamente. Ti ho lasciato dolore. No. È stato valoroso. Il suo aiuto ci ha assicurato la vittoria. Il tuo Humbald è morto da eroe. E così lo ricorderemo. Oh, Dei! Sarebbe svenuto se avesse sentito queste lodi venire da te. Grazie, Eivor. Grazie di che cosa? Ti avevo ucciso tuo fidanzato. Ora cammina tra i guerrieri. Sì, è fortunato. Credo sia così. So che le parole non possono guarire un cuore ferito. Lascerò che tu lo pianga. E sappi che noi saremo qui per te, sempre, per qualsiasi cosa. E ora in fondo a Ravni, di che cosa? Vedete? È morto. Sono morti un paio di alleati. Questa cosa non capisco. Ah, comunque qui abbiamo un punto di maestria qui. Ma oramai non crede che ci cambia la vita. Aspetta, io vorrei parlare con lui, no? Ho visto. Con Itam prima di andare da Ravni, perché non so se lo sa che dov'è? Ok, io volevo parlare con Itam, ma Itam non c'è. Forse è andata alla ricerca dell'ultimo templare che è il padre. Ma comunque, io ho visto alcune somiglianze con Re Alfred. Oh. Poi... La lettera. Che cos'è quell'altra missione? Missioni... Informa Ravni... Che...
Io sono venuto da te, Ita, ma tu non c'eri. Eccolo, Ita. Ah, ha parlato con... Hai qualcosa per me? Che cos'è? Sì. Una lettera che richiede la tua presenza a sud-ovest, al villaggio di Atelny. Cosa trovi di strano in una convocazione per me? Non è strana la convocazione in sé. Eccola, è solo... è mittente. La lettera è firmata un povero soldato di Cristo. Ah, l'alleato misterioso. Per qualche tempo ho sperato che fosse Basim, informato sui nomi dei bersagli. Ho creduto che fosse la persona più probabile. C'è solo un modo per sapere la verità. Grazie, Hitam. Me ne occuperò io. Però non adesso. Era del clan del collo di Mercia. L'ordine degli antichi non è ancora distrutto e la tua nobile opera in Inghilterra deve proseguire. Rimane solo un membro, il grande maestro, di questo indegno ordine. Se desideri completare l'opera, vieni ad Huntley, nel nord-ovest dello Hampshire, e discuteremo su come trovare quest'ultimo sfuggente bersaglio. Che Dio ti benedica, il povero soldato di Cristo. No, ho sbagliato, devo schiacciare E. Ok, però prima dobbiamo andare a parlare con Ravdini, credo che nel prossimo episodio. Salute. Ciao. Lo Hamptonshire è caduto e con esso il regno di Wessex. Ma il prezzo è stato alto. Molto, forse troppo alto per la vittoria. Riposati, l'obiettivo è raggiunto. Ma sulla pelle di molti. Solo il tempo dirà se è servito. Ah, quindi abbiamo concluso. Io vorrei andare a scoprire. Hai pacificato tutta l'Inghilterra, ma non hai ancora scoperto tutte le meraviglie di questo mondo. Continua ad esplorare e vivere la tua saga. Potenza il tuo insediamento a Ravenstorp. Scopo, no! Volevo leggere. Perché sono così lento a leggere? La lettera. Il tizio, con la scritta mi ha ricordato una cosa. Prima di concludere questo video, vorrei andare lì. Perché devo maxare l'ultima cosa e maxare l'insediamento. So che si sta allungando tantissimo il gioco, ma non è colpa mia. La lettera. La lettera è con la dita. Eccolo. L'ultimo potenziamento, 90 su 120. Credo che abbiamo maxato tutto adesso. Edificio completato, allevamento di pollame. Come no? Cosa manca? Cosa manca? Noi abbiamo altri 30 cosi, giusto? Di solito si faceva così. Facevo così per vedere quale cosa manca. Però credo che nel prossimo episodio andiamo da Hitam a fare a uccidere l'ultimo templare. Credo proprio di sì. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio. Se questo video vi sia piaciuto, mettete mi piace, condividetelo, accendete la campanella per non perdere altri video. Bella!